Ci siamo. Allora, mi dica, Chiambretti, mi dica, dove stiamo andando? Dove stiamo visitando? Siamo in incognito, non inquadri. Siamo in incognito, dobbiamo intervistare una banda di musicanti, di musicisti. I cosiddetti banditi, no? I cosiddetti banditi, la banda banditi. Ma cosa sì. Fanno questo i banditi? I banditi dormono come dei pazzi e noi andremo lì. Li carpiremo nel sonno, soprattutto la star del gruppo. Nazzo Campanazzo, che è metico. Nazzo Campanazzo. Ci proverò, è come quando feci l'intervista sotto la doccia a Tacconi che mi prese a calci. Andiamo. Shh, senza fare. Nazzo la sua bella. Siete pronti a fare eruzione? Sto. Ma la loro camerata. Non sembrano molto allegri. Salve ragazzi! Banda banditi che mentre dorme e cercheremo di intervistare adesso. Sono Piero Chiambretti, come va ragazzi? Tutto a posto? Andiamo subito dalla star del gruppo, Nazzo Campanazzo, dici qualcosa, Nazzo. Incredibile! Silenzio, fai un saluto al pubblico. Ti faccio sentire un saggio della sua probabile abilità. Saggio, dica qualcosa. Saggio! Al suo fratello Mauro! Saggio! Cosa mangia suo fratello Mauro? Spaghetti! E passiamo adesso a intervistare un altro stato del gruppo, un piattista con un telefono, chiamalo Peppuzzo! Ah Peppuzzo, faccia sentire come suona lei i piatti! Più forte un attimo! E sveglio un piatto e basta così! E sentiamo adesso il conte del gruppo, il pifferaio magico! È così incredibile! Sembra che dorme, ma non dorme! In realtà perché chi dorme non piglia pesci! E lui invece non dorme perché è una cosa incredibile. Guardate com'è, suona fate silenzio. È una cosa incredibile. Sentiamo un'altra nota. È perfetto, io non so più cosa dire. Sentite gli acuti. È incredibile, non so. È stupendo, non so più cosa dire. È la quarta volta che l'hai detto. Nazzo, fammi fare intervista, non mi scassavo cazzo. Sentiamo subito gli altri componenti del gruppo. Andiamo subito. A percussionista, lo chiamano Franco, di Monda Jack, ma lui non so come si chiama, non l'ha capito ancora nessuno. Ma certo. Faccio sentire un saggio della sua propria vita. Dica qualcosa alla telecamera. Qualcosa? Un'altra cosa. Cosa? Ecco, vedete che anche lui è molto eloquace. Ci faccio sentire un proverbiale saggio della sua abilità. È perfetto, io non so più cosa dire. Non so, sentite anche la banda che applaude, è veramente entusiasta del suo... E adesso passiamo dall'unico, l'unico italiano veramente italiano della banda. Lo chiamano Marco. Punta Kit. Sentite. Punta Kit ma non punta. Nazzo Campanazzo che continua a sfottarlo. Nazzo, per piacere, stiamo lavorando. Ci faccio sentire come suona il suo strumento. Un'altra suonata. È stupendo anche lui. Non so più cosa dire. Veramente eccezionale. E adesso il pezzo forte. Mago Mimmo Mignozzi, signore e signori. Era dal camello che non ritrovavamo più a Mago Mimmo. È incredibile. Lui suona con la mente. Lui suona attraverso onde telepatiche. È incredibile. Vediamo Nazzo che interviene. Cosa c'è Nazzo? Primo piano a Nazzo. È incredibile. Guardate come guarda la telecamera. È stupendo. Nazzo. Nazzo. Ma guarda questa polemica. Siamo entrati un attimo in polemica noi con lo studio di registrazione qua. Perché un despota. Faccio spiegare da Nazzo. Un tiranno non ci permette di fare le prove. Le prove qua continuano a slittare. Nazzo, dici tu com'è la situazione. E di là la telecamera, Nazzo. Com'è la situazione? Tutta tranquilla. Ma non è vero niente! È un casino incredibile qua, non riesco. No, ecco, fatti. Non ci fanno provare qua, non ci fanno provare. Sentite, il suonatore della gran cassa! Il suonatore, lo chiamano ormai sacco Gianvito! Sentite come suona la gran cassa, è una cosa incredibile! Sentite, è a posto tutte le parti! È a posto. Io mi oppongo! Si oppone qualcuno? A che cosa si oppone lei? Mi oppongo! Lui si oppone! Che la banda non possa provare! Esatto! Non è giusto veramente! È inaudito perché in questo studio di gente... Forum. La banda non è giusto che non si provi quando ci sono degli artisti è vero, perché il genio artistico c'è. Cosa devo fare? La banda non riesce a dormire.